Continuiamo quindi a vedere un po', diciamo, il nostro osservatore Bloomberg. Allora, l'osservatore quindi abbiamo detto che ha questa struttura F, gamma e K con 0 e noi adesso sappiamo come calcolare queste tre matrici. L'unica cosa che dobbiamo fare, che poi è l'unico aspetto, se volete, concettuale dell'osservatore Lüemberger, è assegnare gli autovalori. Allora, dal punto di vista, diciamo, delle specifiche, quello che io posso chiedere a un osservatore è: ma io l'errore voglio che converga a zero il più velocemente possibile, perché diciamo, quale può essere la richiesta per avere un osservatore lento? Dal punto di vista ideale lo vorrei, se volete, istantaneo. No, istantaneo non esiste nei sistemi dinamici, però il più velocemente possibile. Allora, se io guardo nel tempo continuo il piano, diciamo, complesso, io posso immaginare, ho degli autovalori del mio sistema dinamico da osservare, ok? E qui ho messo una nuvoletta in cui racchiudo quelli dominanti e scrivo lambda con A, va bene? Cosa significa che io voglio che il mio osservatore converga il più velocemente possibile? Allora, guardiamo un attimo, se io faccio un disegnino, se io facessi un disegno, un attimo. Lambda con A sono quelli dominanti. Adesso lambda con A metto solamente, per esempio, i due dominanti del sistema da osservare. Ok? Allora, vediamo un attimo insieme un ragionamento per arrivare a scegliere i nostri autovalori. Immaginiamo che io ho due dominanti di lambda con A. Ok? Ora, dove diciamo, e quindi immaginiamo poi che io faccio il mio sistema dinamico ha un comportamento di questo tipo qua. Va bene? E questo è uno degli stati che voglio osservare, per esempio x con i, diciamo, di t. Ora, dove posso mettere gli autovalori del sistema, diciamo, dell'osservatore? Beh, sicuramente, no, non li vado a mettere qui, no, non ne discuto proprio, perché se le mettessi qui io avrei un sistema, un errore instabile, per cui divergerebbe. Ok? Quindi questi li levo. Per lo stesso ragionamento non li metto sull'asse immaginario. Ora, potrei metterli per esempio qua. Che senso ha metterli qua? Beh, avrei la stessa costante di tempo del sistema da osservare, quindi avrei lo stesso difetto, uno dei difetti, diciamo, dell'osservatore a ciclo aperto. In particolare, in questo caso, io, diciamo, avrei una cosa del genere. Non è che mi piace molto, perché l'errore va a zero quando il sistema è andato a regime. Allora dico, vabbè, allora mettili da un'altra parte, per esempio, più veloci. Allora, più veloci, guardate, io li metto qua, per esempio. La parte reale è inferiore, è in modulo maggiore, sono sinonimi, cioè sono a sinistra, però ho messo intenzionalmente la parte immaginaria più alta. Io ricordo, avendo studiato i modi naturali di evoluzione, che questo significa che la mia risposta è sì più veloce, però anche delle oscillazioni, quindi ho fatto una cosa del genere. Ok? L'errore ha una dinamica che è guidata dagli autovalori di F che io adesso sto assegnando. Ma allora cos'è che io voglio? Voglio degli autovalori veloci e, diciamo, senza oscillazioni. E quindi io li metto il più possibile a sinistra. Non esiste un limite teorico, io li posso mettere a meno infinito gli autovalori dell'osservatore. Esiste un limite ingegneristico.
Perché alla fine io sto retroazionando un sensore, per cui ci sarà del rumore di misura e per cui cosa succede? Lo vediamo adesso, cosa succede in un caso numerico che ho portato come esempio, se io li butto troppo a sinistra, ok? Quindi tendenzialmente io i miei bravi autovalori me li tengo in una regione del genere, a sinistra e diciamo senza parte componente immaginaria. E facendo attenzione al fatto che io devo comunque fare una implementazione reale con un possibile rumore di misura. Nel tempo discreto il ragionamento è esattamente lo stesso. Graficamente questo lambda con D è fin troppo vicino all'origine, perché abbiamo detto che più o meno questa è la zona in cui mi trovo, quindi diciamo è sul segmento reale 0,1, va bene? Un po' più piccolo il modulo di lambda con A, ma non troppo vicino all'origine, perché altrimenti, diciamo, ho lo stesso problema. Ok, questa è la scelta degli autovalori. Vediamo un caso pratico, il solito circuito, cui vi ho detto che giocheremo anche durante le esercitazioni perché abbiamo dei dati acquisiti, dati reali, e prendiamo, da tirare, chissà che sembra, prendiamo questo circuito, verifichiamo l'osservabilità, è completamente osservabile? Sì. A questo punto assegno gli autovalori desiderati, io qua metto dei puntini perché poi ho delle simulazioni in cui faccio varie scelte, ok? Però diciamo che io assegno questi autovalori desiderati e calcolo i vettori A e D. Va bene? Ora qui, diciamo, MATLAB mette a disposizione un comando poly che, data una matrice, mi dà direttamente il polinomio caratteristico, i coefficienti del polinomio caratteristico. Io devo studiarmi l'ELP per capire questi coefficienti, come mi vengono dati, in maniera tale che poi capisco perché io costruisco la A in questo modo. Prima il 3, poi il 2 e l'1 non lo uso. Va bene, ora non entriamo nel dettaglio perché lo faremo in esercitazione, però diciamo che banalmente io posso calcolarmi A della formula e D pure lo posso calcolare facilmente. Guardate, lo stesso comando poly, se in ingresso invece di una matrice gli do un vettore, lui lo interpreta come l'insieme dei zeri del polinomio caratteristico e mi dà il coefficiente del polinomio caratteristico. Ok? Calcolo T, vabbè, l'ho chiamata TT, non so perché, e poi calcolo il guadagno. Va bene? L'ho chiamata TT perché nel codice T è il passo di campionamento. Vabbè, qua ho preso solo alcune righe del codice. E questo è il guadagno. Ora, ogni volta che io faccio dei passaggi, appena possibile, faccio dei conti per vedere che i passaggi siano corretti. Il debug non lo lascio mai alla fine di tutto, lo faccio durante la scrittura del codice. Quindi a questo punto, per vedere se K con O è scelto bene, io che cosa faccio? Calcolo F e verifico gli autovalori. Quindi questa è la F che mi serviva e poi calcolo EIG F. Quando diciamo, faccio queste belle cose, io poi scopro che il MATLAB aveva già un comando che permette di calcolare il guadagno. Questo comando, però, se vedete, questa è la riga che mi darebbe numericamente lo stesso risultato di quella precedente, è un po' strana. Guardate, io si chiama place il comando, poi chiamo A trasposto, C trasposto. E poi devo gli autovalori desiderati, diciamo, li avevo presi uguali, invece poi li devo spostare un po' fra di loro. È un po' ermetica questa riga in questo momento. Ebbene, lo capiremo davanti al computer. Il MATLAB, che diciamo è estremamente user friendly, fin troppo user friendly, che cosa fa? Questo comando place, è stato scritto per il controllo, lo capiremo dopo, per cui diciamo è facile da usare per il controllo. Qua userete A e B. Invece, quando lo usate per, diciamo, per l'osservatore, dovete trasporre e poi vi mette
un limite per problemi numerici agli autovalori desiderati che non possono essere uguali se l'ingresso è uno solo. Va bene? Quindi questa cosa molto strana, e poi fra l'altro devo anche fare il trasposto qua, questa cosa molto strana, questo comando assolutamente ermetico, è perché devo, diciamo, utilizzare l'help per capire la sintassi, altrimenti me lo costruisco io K con O. Però guardate che io vi ho dato la formula un ingresso, un'uscita, cioè, scusa, un'uscita vi ho dato la formula, che qua l'ingresso non ci interessa. Place ve lo fa anche con molte uscite, per cui quando ci sono molte uscite dovete per forza ricorrere a place, ma l'osservabilità è comunque un vincolo che serve. Quindi il motivo per cui io vi do, diciamo, i passaggi e vi do anche la formula di Ackermann è perché dovete toccare con mano la esigenza di verificare le proprietà di osservabilità del vostro sistema domanda, del vostro sistema dinamico da osservare, ok? Altrimenti facciamo come una parte della comunità che non è piccola, che non ha un background di fisica, non ha un background di automatica e che implementa queste cose senza capire le conseguenze dinamiche come quella dell'osservabilità, e questo poi lo vedremo. Chi è che non ha competenze di fisica e di automatica? Chi fa informatica pura? Voi con la parolina ingegneria davanti, c'è un mondo davanti di differenza, va bene? Ok, allora questo è un ingresso-uscita ed è quello che stiamo simulando, va bene? Quello che stiamo usando nelle nostre esercitazioni. Nelle nostre esercitazioni stiamo usando questo, quindi le cose che voi state che state costruendo vi permetteranno poi di fare una simulazione su questo. Allora, U è l'ingresso, è la tensione e questa è l'uscita. Tensione è, diciamo, con un generatore di segnale e vabbè, questa è l'uscita, si vede proprio la dinamica, no? L'ingresso non è un gradino perfetto perché è diciamo quello che c'era consentito da questo hardware, e invece l'uscita comunque si vede che ha proprio un andamento, diciamo, del secondo ordine. Ok. Qua io li sovrappongo, perché? Vabbè, perché questo qua, no, cioè la tensione ingresso, la tensione uscita, a regime è un cortocircuito e hanno la stessa, quindi li posso sovrapporre, ha senso, hanno la stessa, sono in volta, hanno la stessa unità di misura. Io do sempre un occhio ai segnali per cercare di capire, diciamo, se c'è qualcosa che ci può sfuggire. Ok, qua li sovrappongo, infatti poi lo vedrete quando caricherete i dati reali, che qua ho pulito da un po' di problemi che c'erano nei dati. Qua ho fatto uno zoom ai primi 80 microsecondi. Allora, lo zoom, su un intervallo, non sono i primi, su un intervallo. Allora, come vedete, qua si vede proprio la quantizzazione del sensore e il rumore di misura. Non è un gradino, però c'è parente, e l'uscita è una funzione del secondo ordine. Vabbè, lo sappiamo che è del secondo ordine, perché le equazioni del modello le abbiamo già scritte, le abbiamo già un po' analizzate. Però, diciamo, se noi l'avessimo saputo, questo diceva, vabbè, qua c'ha due poli o due autovalori dominanti. Ok. Cosa faccio? Implemento l'osservatore Duhlenberger. Ora lo implemento, e come scelgo gli autovalori? Ora scelgo gli autovalori due volte gli autovalori del mio sistema da osservare, ok? Quindi quelli sono negativi, due volte li ho portati a sinistra. Nel tempo continuo è facile, perché due volte significa la costante di tempo un mezzo. Nel tempo discreto questa facilità non c'è, per cui il tempo discreto è sempre un po' più ostico, dovete passare dal tempo continuo per ragionare con le costanti di tempo. Allora, che cosa ho qua? Guardiamo un attimo. Ho due grafici. Partiamo da quello sotto. Quello sotto mi dà l'uscita in rosso. Ora, l'uscita per questo particolare sistema dinamico è proprio, diciamo, x con 2. Quindi io nello stesso plot ci metto x cappello con 2 in verde, cioè la stima, e x cappello con 1, che è in ampere, lo metto qua. Ora, x cappello con 1, con chi lo confronto? Con nessuno. Non ho nulla, perché è lo stato, non ho accesso allo stato. Nella vostra brava simulazione, qua voi avrete anche x1 vero,
ma perché lo state simulando, ok? Ma nel caso reale no. Quindi io l'uscita ce l'ho, l'errore ce l'ho qua e diciamo l'uscita in questo caso è proprio x con 2. Allora, cosa vedo? Questo qua mi piace o non mi piace? Beh, per capire se mi piace o non mi piace, vado a fare uno zoom, perché qui non è che si vede molto bene. E faccio questo bel ingrandimento. Guardate, il mio sistema parte la stima parte da zero, perché io non so quant'è la tensione all'inizio. A regime vedete che raggiunge la tensione vera, poi durante il transitorio la riperde e poi a regime la riraggiunge. E questo è l'errore durante il transitorio. Ok? Per quanto riguarda la corrente, boh, questa è la corrente, me la tengo, non la posso confrontare con nessuno. Ok, facciamolo più veloce. Io lo faccio 50 volte la costante di tempo del mio sistema. Guardate il grafico sotto prima, sembra meraviglioso e sono sovrapposte le due curve. In realtà non mi piace tantissimo. E guardate x cappello con 1. X cappello con 1 ha amplificato il rumore di misura. Io non ho nessun modo per dire se X cappello con 1 è corretto o meno, però si vede chiaramente che qua ha amplificato il rumore di misura. Guardate, questo era X cappello con 1 prima. La scala è diversa. Perché la scala è diversa? Perché qua c'ho anche un picco all'istante iniziale. Quindi non solo mi ha dato questo picco, ma poi mi ha dato tutto questo rumore. Ora facciamo lo zoom. Questo è lo zoom. Guardate, sotto sono sovrapposti, per cui anche la mia stima è diventata rumorosa, non è una cosa troppo furba. E sopra ho il rumore e il picco. Forse ho esagerato con la velocità del mio sistema e ho portato dentro il rumore di misura. Il rumore di misura lo voglio tenere fuori, chiaramente. Ma io voglio esagerare ancora di più e prendo 100 perché non mi ero convinto, invece guardate. Se io mettessi un sistema chiuso in retrazione, questo rumore lo porterei nei motori e chiaramente potrei eccitare, se è un sistema meccanico potrei eccitare dinamiche non modellate, significa vibrazioni, ok? Risonanze. Altrimenti riduco la vita media dell'attuatore. Va bene? Per cui questo non mi piace. E questo è lo zoom sempre del caso 100 lambda con i. Va bene? Ok, ora diciamo che C è sempre noto, ma B e A non sono mai perfettamente noti. Nel caso dell'esempio della corrente, del circuito elettrico, la capacità, l'induttanza, io li copio dai dati di Targa, però non sono mai quelli. Se è un sistema meccanico, la massa, sì, la peso, però l'attrito che me lo dà? L'attrito è noto con un certo errore. Quindi in realtà io ho sempre un certo errore. Quando io vado a calcolare la mia F non è A meno K con OC, è A cappello, in cui A è a sua volta una stima della matrice dinamica. Ma A cappello si può scrivere come A meno A tilde, ok? Quindi posso scrivere che A tilde l'errore è A meno A cappello. E la stessa cosa vale per B. Quindi quando vado a fare la sostituzione con queste matrici, quello che io trovo è che in realtà la mia dinamica non è solamente E punto uguale FE, ma rimangono A tilde e B tilde. Ok? Ora, chi sono A tilde e B tilde? Come faccio a levarmeli dalle scatole? Non posso, stanno lì e mi dicono che io devo dedicare delle energie a fare il mio modello matematico nel miglior modo possibile e a dedicare delle energie a stimare il valore numerico dei parametri che sono nel mio modello matematico. Va bene? Per cui se io ho un modello matematico, prima di tutto, vabbè, le equazioni sono queste, sì, no, ci ragiono un po', non le scrivo proprio di getto. E poi dedico delle energie ad identificare i valori numerici. Altrimenti,
Se io faccio un osservatore dello Stato, o comunque qualsiasi cosa basata sul modello matematico, io mi porto dentro che cosa? A tilde e B tilde. Quindi divento, se volete, questo errore funzione del punto di lavoro. Ok? Ora, hai la matrice dinamica, A tilde potrebbe avere autovalori ovunque, però fate attenzione, A tilde qui non ha il ruolo di matrice dinamica, quindi a me non mi interessa dove hai gli autovalori, l'importante è che gli elementi siano piccoli in modulo. Va bene? Ok, quindi facciamo attenzione, il modello è sempre importante. Cosa faccio se il mio sistema non è completamente osservabile? Allora, se non è osservabile, io la prima cosa che posso fare è non faccio l'osservatore dello stato e diciamo non è una cosa furba se me l'hanno chiesto. La seconda cosa è ricorrere a altri algoritmi che non richiedano l'ipotesi di osservabilità e che in apparenza risolvono il problema. Lo vedremo. Sarebbe un atteggiamento molto stupido e involontariamente viene fatto da, diciamo, da chi non ha le basi sulla teoria dei sistemi. Perché? Qual è il problema se il mio sistema non è completamente osservabile? Il problema è che quando io vado a invertire la T, lui mi dice: guarda, tu stai invertendo una matrice singolare. Ma se io non so cos'è l'osservabilità, e se io ho un altro algoritmo che non inverte matrici singolari, me ne accorgo? No, non mi pongo proprio il problema, per cui vado avanti. Se dal punto di vista numerico la mia matrice, dal punto di vista teorico, non è osservabile, però dal punto di vista numerico, per arrotondamenti, cose, la matrice comunque viene invertibile, anche se ha un numero di condizioni, diciamo, molto, molto alto, non me ne accorgo proprio se io non conosco la teoria dell'osservabilità. E cosa succede? Lo vedremo dopo. Adesso noi lo sappiamo che il sistema, diciamo, deve essere osservabile. Se non lo è, cosa faccio? Posso costruire il cosiddetto osservatore ridotto. Cioè, cosa faccio? Beh, la parte non osservabile mi arrendo alla teoria, mi arrendo alla matematica e dico: ma se non è osservabile vuol dire che non ho abbastanza sensori per osservarlo e quindi mi arrendo. Devo estrarre solamente la componente osservabile. E quindi cosa faccio? Porto il mio sistema in forma canonica di osservabilità ed è questo, ok? In cui guardate, io la matrice A e la matrice C sono in forma canonica di osservabilità. La B non mi interessa proprio, ho scritto P-1B perché diciamo è quello che è, non entra in gioco. A questo punto la dinamica osservabile è questa. Quindi guardate, che cosa sto facendo qua? Prima di tutto metto il pedice O anche alla Z, vuol dire che non ha più dimensione N. Questo ha la dimensione delle componenti osservabili, cioè io lavoro solamente nel sottospazio di osservabilità, il mio spazio di stato non è più RN, è il sottospazio di osservabilità. Lavoro solamente con la matrice di osservabilità, la matrice dinamica, la parte, diciamo, quadrata. Poi il mio ingresso lo devo compensare solamente le prime O righe. E quindi io qui, diciamo, ho scritto questa cosa. Le prime O righe di P a meno 1 per B però, eh? Forse questa è una notazione che potrebbe creare ambiguità. Fatemi essere più preciso. Forse devo scriverlo meglio negli appunti. Allora, io P a meno 1
per B per unità, ok? Questo qua è un vettore, fatemelo chiamare U' di T, è un vettore che ha U' con 1, U' con N di T, ok? Siccome io devo prendere solamente le prime O componenti, io di questo devo prendere U' con 1, U' con O. Poi le altre componenti, O più 1 fino a U' con N, io le ignoro. Quindi questo significa che quando io prendo questa matrice e scrivo P a meno 1 B, è di questa matrice che prendo le prime O componenti. Ok? Non è solo della B. Va bene? Negli appunti... Allora, io gli appunti, diciamo, sono... In Classroom ci sono gli appunti di inizio settembre. Quando trovo degli errori, io cambio, diciamo, gli appunti e li lascio nel mio hard disk e poi li carico a fine corso. In realtà... Ormai questo è il decimo anno che uso più, il settimo o ottavo anno che uso queste slide come canovaccio, per cui diciamo di errori intesi proprio come segni sbagliati non ce ne sono sempre di meno, non dico non ce ne sono più, ma ce ne sono sempre di meno, perché poi alla fine o aggiungo un intero blocco, ma lo faccio a settembre, oppure non, è sempre lo stesso, i lucidi sono quelli di inizio settembre sul Classroom. Ok. Guardate che poi una volta che avete fatto l'osservatore ridotto, tornare nello stato in X non ha senso, sarebbe una grande ingenuità, perché la componente non osservabile è non osservabile, punto. Non c'è modo di trovare. Ok. Allora, ma dov'è la retroazione in tutto questo? Cioè, a me piacciono i controlli, a me piace la retroazione, e io ho iniziato la lezione facendo vedere quali sono i difetti dell'osservatore a ciclo aperto. Ora, qui vi ho fatto vedere un osservatore. Dov'è la retroazione? Ora, vediamo dov'è la retroazione. Allora, se io al mio osservatore lo scrivo così... Allora, questo qui è il mio osservatore, giusto? Abbiamo detto che al posto di y scrivo c per x e abbiamo detto che f lo scelgo come a meno k con 0 c. Quindi vado a sostituire questa f qua, e che cosa ottengo? X cappello punto è uguale, a questo punto, a x cappello meno k con 0 c x cappello più bu più k con o, chiedo scusa, lo chiamo k con 0 ma è sbagliato, più k con o c x, ok? Ma questo qui a chi è uguale? È uguale ad a x cappello. Poi che faccio? Metto insieme questi due qua, quindi più BU me lo porto, più quindi K con O C che moltiplica X meno X cappello. Ma chi è X meno X cappello? Beh, è l'errore. Questo è l'errore. Allora io che cosa ho fatto? Guardate. Io qui ho riscritto, diciamo, l'osservatore, quindi ho x cappello punto uguale a x cappello più bu, che è proprio il modello matematico in cui c'è il cappello invece della x. Cioè questa qua è proprio la simulazione.
Questo è proprio l'osservatore a ciclo aperto. Però c'è un altro termine, ed è quello che piace a me. E cioè, guardate, c'è K con O, Y meno Y cappello. Da dove viene questo Y meno X cappello? Ve lo dico subito da dove viene. Che io questa cosa qui che ho scritto in questo modo, che è K con 0, CX, K con O, X è uguale. Beh, questo lo riscrivo come Y, l'ho appena scritto come CX, ma lo riscrivo come Y. E poi io dico, guarda che CX cappello, che cos'è? Se vuoi è la stima dell'uscita, cioè è l'uscita con la X stimata. Ma allora questo significa che questo è K con O, Y meno Y cappello, che è un errore. È l'errore nell'uscita. Ed è quello che ottengo qui. Guardate, ho evidenziato che il mio osservatore, solamente riscrivendolo, è composto da due componenti che ci saranno in tutti gli altri osservatori dello stato. Una parte che è model based, una parte che è basata sul modello, che riproduce il modello. È una parte che retroaziona le misure. Va bene? Questa è una struttura che troveremo in tutti quanti i nostri osservatori, che sia o meno messo in evidenza. Vuoi dire, a volte ci sta, però diciamo, non viene messo in evidenza, non viene enfatizzato. Ok? Lo trovo molto importante questo perché ci fa anche capire che K con O è un guadagno. È una matrice di guadagni. Ok, qui io ho, diciamo, molto semplicemente riportato i passaggi che faremo in esercitazione, per cui questa è la pagina in cui fare riferimento. E qui riporto uno schema blocchi che trovo interessante perché se voi guardate la parte arancione, la tratteggiata arancione, è esattamente lo schema a blocchi del sistema dinamico che abbiamo usato nella introduzione. E questa parte qui l'ho evidenziata come emulazione, cioè non l'ho evidenziata, è quella dell'emulazione. E poi, diciamo, c'è tratteggiata una parte che può essere individuata come retroazione in cui entra in gioco la misura. Quindi l'unica cosa è che la retroazione è sopra, noi graficamente, diciamo, storicamente la mettiamo sotto la retroazione. Però, a parte questa scemenza, è tutto assolutamente, diciamo, comprensibile dal punto di vista proprio anche dello schema blocchi dei controlli, cioè più che comprensibile è tutto già noto. Tempo continuo, qual è la differenza del tempo discreto? Beh, io la pagina ve la metto, ma è, diciamo, banalmente in ritardo al posto dell'osservatore. Quindi dal punto di vista concettuale noi non stiamo cambiando niente, tempo continuo e tempo discreto. In effetti, se voi ci pensate, tutto ciò che noi abbiamo fatto è stato un'assegnazione di autovalori e poi abbiamo scelto gli autovalori sulla base di considerazioni dinamiche, per cui c'è la differenza tempo continuo e tempo discreto, ma una volta assegnati gli autovalori, tutto il resto è algebra lineare ed è per questo motivo che in alcuni libri di testo voi trovate, diciamo, trovate questo argomento in maniera molto compatta, unendo il tempo continuo e il tempo discreto, perché effettivamente si può fare, ha senso farlo, perché diciamo, è solamente un'assegnazione di autovalori a una matrice opportuna. Va bene? Ok, finiamo dicendo, vabbè, ma se il mio sistema è non lineare. Guardate, se il mio sistema è non lineare, si parla di filtro di Luemberger o esteso. Allora, osservatore e filtro, avete capito che li uso come sinonimi, a volte anche facendo confusione, ma in effetti lo sono, perché per
per noi, diciamo, in questo contesto, esteso. Esteso useremo anche per Kalman. Cosa vuol dire? Beh, esteso significa che cerchiamo di stimare lo stato di un sistema dinamico non lineare. Se è non lineare, io ho F e H, autovalori, cose, dove sono tutte queste considerazioni? E vediamo un attimo dove sono. Prima di tutto, mi faccio forte della interpretazione a ciclo chiuso, per cui la parte di emulazione io, diciamo, la interpreto come copia del modello matematico, okay? Come copia tramite il modello del sistema dinamico, e quindi qui io ci metto semplicemente una bella F. La parte di retroazione è un K con O che moltiplica, beh, queste sono misure. A questo punto chi è Y cappello? Y cappello è la stima dell'uscita con la corrente, con l'attuale stima dello stato, quindi non uso le equazioni non lineari anche qua, ok? E cosa manca? Beh, manca K con O. Chi me lo dà? K con O. K con O me lo dà una bella linearizzazione, per cui io nel tempo discreto è più facile, io istante per istante linearizzo le matrici dello stato e dell'uscita, ottengo un C segnato e assegnato, e queste le uso per calcolare il K con O, che quindi cambia in continuazione, ma il sistema è non lineare, ok? Quindi abbiamo visto, diciamo, una panoramica, questo lo facciamo dopo, abbiamo visto una panoramica abbastanza ampia dell'osservatore dello stato, e in particolare quello che noi abbiamo studiato è stato l'osservatore che poi impareremo a chiamare anche deterministico, quello di Luenberger. Evidentemente poi ce ne sarà uno stocastico, che è quello di Kalman, va bene? Riprendiamo un attimo i passi per la progettazione. Guardate, è tutto molto meccanico qui. L'unica cosa che bisogna scegliere sono gli autovalori desiderati, e poi bisogna porsi qualche domanda, però prima di impostare l'osservatore, sulla osservabilità del sistema dinamico. Questi sono gli aspetti, diciamo, cruciali di questa cosa. E questo è il primo degli argomenti che rientrano, diciamo, nelle parti applicative, e su cui, come vi ho detto, dedicheremo un po' di energie. Noi domani faremo una cosa che è molto simile a quella di oggi, perché scoprirete che possiamo pensare di fare una retroazione dello stato, quindi, diciamo, facciamo proprio un controllo immaginando di poter avere accesso a tutto lo stato, e di assegnare la dinamica desiderata a questo controllore usando la stessa formula di Ackermann, e capiremo perché quel place di MATLAB è così ermetico. Ok? Ok. Abbiamo domande?